Ciao a tutti amiche e amici di Christian Today. Oggi con voi voglio trattare un tema sempre particolare, quello dell'umiltà, no? La scorsa volta abbiamo, diciamo, intrapreso questo argomento, cioè nel senso che a volte quando facciamo le preghiere noi al Signore gli chiediamo: Signore, accresci la nostra fede, e molte volte chiediamo anche: Signore, rendici persone più umili. Partiamo dal presupposto che comunque l'umiltà implica un'azione che noi dobbiamo compiere dentro di noi, soprattutto nel nostro io, nel senso nel nostro inconscio, nella nostra psiche, nel nostro carattere, perché comunque l'umiltà è una cosa che ci relaziona con gli altri. Innanzitutto, diciamo, possiamo dire che per iniziare a essere umili possiamo cominciare iniziando ad apprezzare, diciamo, le doti e le qualità che hanno le persone che ci circondano, no? Molte volte noi siamo un po' egoistici, egocentrici, cominciamo a dire: ah, se non ci fossi io, ah, è tutto merito mio, ah, per fortuna che ho risolto io questo problema, per fortuna che ci sono io, ah, senza di me dove andrete, e fammi sentire, sono indispensabile. No, nel mondo siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile. Quindi, nel senso, se noi cominciamo anche ad apprezzare quelle persone che noi abbiamo vicino, soprattutto, diciamo, nella nostra quotidianità, quindi nell'ambiente del lavoro, e riconoscere le qualità che hanno loro, e questo qua implica il fatto che comunque noi ci fa sì che noi scendiamo da questo piedistallo, e da un'altra parte incominciamo anche ad apprezzare le doti delle altre persone. È capace che poi l'altra persona, quando recepisce, comunque definiamolo un complimento da noi, è capace che la sua autostima, diciamo, prenda di gol, che è capace che aveva bisogno di quella parola, di quella gratifica, che è capace che in quel momento lì gli cambia la vita. Poi, diciamo, un'altra cosa che dobbiamo fare per andare verso, per essere sempre più umili, è quello, diciamo, che nelle discussioni dobbiamo scusarsi. Come si dice, soprattutto questo qua capita nelle coppie, ecco, nel senso, nei fidanzamenti, nei matrimoni, molte volte, nel senso, uno o l'altro restano nelle proprie posizioni, perché comunque i caratteri sono diversi, le esperienze sono diverse, le vite sono diverse, quindi, nel senso, uno resta nelle proprie posizioni e vuole per forza, tra virgolette, predominare oppure imporre il proprio pensiero a discapito dell'altro, no? Ok, poi la discussione comunque si risolve, però l'importante è che si risolva sempre comunque con lo scusarsi, nel senso, in modo che comunque quella discussione, quel diverbio, diventi una sorta di confronto, uno scambio di idee e di opinioni che possano così arricchire l'uno e l'altro. Un'altra delle qualità che ci spingono verso l'umiltà è quello del servizio, cioè essere servizievoli, cioè aiutare chi ha bisogno, e vedere se qualcuno ha bisogno di una parola, di un conforto, ma soprattutto con quelle persone che noi, tra virgolette, non ci stanno proprio simpatiche, perché, come dice Gesù, è facile amare il proprio amico, che bene ne trarremo se amiamo i nostri nemici. Io in verità vi dico: amate i vostri nemici, questo ci ha detto il Signore. Quindi, nel senso, il servizio lo dobbiamo prestare soprattutto verso quelle persone che noi reputiamo un po' antipatiche, ecco, che sono il datore del lavoro, il collega che è uno che se ne approfitta un pochettino della tua bontà, della tua cosa. Ok, però, nel senso, essere servizievole, se lui veramente ne ha necessità, questo ci rende una persona umile, e soprattutto, diciamo, davanti a queste persone loro possono vedere qualcosa di diverso in noi. Allora è capace che loro si domandano: ma perché, nonostante tutto, io sono così, 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 questa persona invece è servizievole, mi aiuta, mi sorride sempre? Quindi, diciamo, è un altro passo che ci spinge all'umiltà. E infine, nel senso, per finire, diciamo, questa pillola, ecco, e concludiamo con il fatto che quando noi andiamo e vogliamo diventare più umili, dobbiamo implicare e riconoscere sempre l'intervento di Dio in noi, perché altrimenti noi cominceremo a diventare un po' egoisti, cioè, nel senso, ah, io faccio questo, io aiuto quello, io aiuto quell'altro. No, se non ci fosse Dio nella nostra vita, è difficile veramente che noi diventeremo umili, perché è difficile amare chi ci sta sulle scatole, chi ci sfrutta, è difficile, diciamo, chiedere scusa pure se si ha ragione con il proprio partner. Ecco, allora dobbiamo riconoscere questo intervento di Dio, anzi chiedere ogni giorno a Lui, la mattina quando ci svegliamo, che affidiamo questa giornata: Signore, intervieni Tu in questi momenti e accresci in me anche l'umiltà di affrontare questa giornata con umiltà.
Questo è il mio augurio che do a tutti voi e con questo vi saluto e vi ricordo sempre che se vi è piaciuta un like, qualche condivisione. Un abbraccio a tutti, ciao a tutti.